Dunque allora, buonasera a tutti, aperto il sipario, il microfono che va, è anche la vicepresidente dell'amministrazione provinciale che è qui e che voglio ringraziarla perché è arrivata a Poggio Rusco per porgere il saluto dell'amministrazione, suo personale, noi abbiamo molti motivi per dirle grazie. Deve purtroppo ripartire subito, ma io l'ho pregata di ascoltare la prima canzone perché gliela vogliamo dedicare, almeno la prima, dopodiché è autorizzata a ripartire. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, davvero per me è un piacere essere qua. Stasera per me è l'inaugurazione delle celebrazioni del 25 aprile con questo spettacolo che mi è stato, la cui idea mi è stata proposta un po' di tempo fa, forse più di un anno fa, due anni fa. E mi pareva molto bello ricordare la Resistenza valorizzando un patrimonio immateriale che è quello della nostra memoria, la nostra memoria attraverso le canzoni che hanno punteggiato e caratterizzato un periodo fondamentale della storia del nostro paese e che hanno poi richiamato anche tanta musica contemporanea a riflettere su quei valori su cui si fonda la nostra Repubblica e che mai come ora devono ritornare vivi e presenti. Abbiamo bisogno di un ritorno ad un'etica della politica che non sia soltanto strategia, che non sia soltanto un macchiavellismo opportunistico che vediamo molto spesso caratterizzare il panorama contemporaneo e, ahimè, anche la visione dei giovani a volte della politica. La politica invece è grandi valori per cui ci si spende, per cui ci si mette a disposizione, per cui, se è il caso, si dà anche la vita. Ed ecco quindi che questo 70° della Resistenza, questa celebrazione deve essere veramente un'occasione per rinvigorire questi valori e per riproporli con forza e quindi far ripartire davvero il Paese e non soltanto il Paese, perché siamo in un contesto internazionale e dobbiamo vivere questo nostro essere in un contesto internazionale proprio alla luce di questi grandi valori su cui abbiamo costruito il nostro Paese e che dobbiamo mantenere con forza e a cui dobbiamo rimanere saldamente avvinghiati. È una umanità che noi dobbiamo riproporre con forza anche alla luce di un momento difficile che rischia a volte di farci diventare disumani e di farci richiudere in un individualismo egoista che proprio la Resistenza ci ha insegnato a superare, ci ha insegnato ad evitare in nome di una solidarietà con cui abbiamo costruito il nostro paese e con cui vogliamo costruire tutta una grande comunità internazionale. Io ringrazio quindi davvero il mio amico Giovanni Perrino che mi ha proposto questa idea, che poi è stato un po' anche l'ideatore dello spettacolo. Ringrazio la sezione Ampi Ugo Roncada che ha in qualche modo partecipato e voluto fortemente questo spettacolo. Ringrazio l'Istituto di Storia Contemporanea, in particolare il professore Maurizio Bertolotti, che ha seguito anche dal punto di vista così scientifico queste celebrazioni e tante altre celebrazioni importanti, dal giorno della memoria al centenario della Prima Guerra Mondiale, e che è legato al valore della verità storica, di una oggettività scientifica, costruisce poi un pensiero, propone un pensiero e riflessioni che, come dicevo, sono così importanti per la nostra contemporaneità. Ringrazio Daniele Goldoni che ha proposto invece il filo rosso della musica e tutti voi che presenti così numerosi stasera testimoniate che la nostra proposta, una proposta che come provincia abbiamo sostenuto e un pochino finanziato con le poche risorse che avevamo, ma in cui abbiamo creduto, che la nostra proposta è una proposta importante, forte e viva. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Avrete capito. Ho dimenticato Giovanni, oltre al saluto a tutta la comunità di Poggio Rusco,
Il saluto di una comunità territoriale che è molto viva e forte e importante è rappresentata qua dai sindaci, dal sindaco Fabrizio Nosari di Motteggiana, dal sindaco Faioni di Revere e dall'assessore Reggiani di Ostiglia, ecco, doveroso. Borsari di Villa Poma, quindi ho visto veramente tanti amministratori anche del territorio, veramente li ringrazio tanto, scusami se ti ho interrotto. Grazie, grazie, grazie. Bene, l'assessore, la vicepresidente dell'amministrazione provinciale, avete capito, ha detto, ha già ringraziato, ha già fatto i ringraziamenti, quindi per me è già più facile associarmi. Avrete ben capito che senza il contributo fondamentale, l'appoggio a questo progetto, la condivisione di questo progetto, questa sera non saremmo qui. Quindi veramente siamo molto molto grati a Francesca Zaltieri per averci consentito di lavorare per in questi due anni su un'idea guida cui lei ha accennato e che ci è sembrata da subito molto importante. Ai saluti naturalmente mi associo. Io voglio salutare subito però una partigiana di Poggiorusco, Bianca Bergamaschi, e un partigiano di Pomponesco, Dino Bordonali, che sono venuti qui a trovarci questa sera, e siccome questa è una festa anche di memoria, mi sembra giusto onorare questa loro presenza. Quindi vi sono personalmente, a nome di tutti, particolarmente grazie. Siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che muove il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. Tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davanti a un portone, la storia entra dentro le nostre stanze e le brucia, la storia dà torto ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Finalmente ci siamo, dopo 2 anni di lavoro, e dopo tanto ragionare, dopo tanto penare anche, perché sono stati 2 anni vissuti pericolosamente, direbbe qualcuno. Finalmente ci siamo qui. E grazie di essere venuti qua con noi a festeggiare questo 70° anniversario della liberazione. In questo concerto, in questo è un piccolissimo viaggio attraverso le canzoni resistenti. Come si diceva prima in premessa, noi abbiamo cercato di fare questa operazione, affiancare le canzoni della tradizione popolare, della tradizione partigiana e della resistenza alle canzoni dei cantautori, per cercare di tracciare una piccola mappa della resistenza, allora come oggi, perché siamo appunto convinti che questa libertà che ci è stata donata a volte anche al costo, al prezzo della vita, e sia nostra responsabilità portarla avanti come una fiaccola che abbiamo preso in eredità e dovremo poi portare avanti. E questa naturalmente era la prima canzone, era La storia siamo noi di Francesco De Gregori, e ci piaceva aprire con questo brano perché c'è questa bella immagine della storia come una specie di onda che travolge tutto quanto, e molto più grande degli uomini, molto più grande delle situazioni. Al contempo però la storia siamo noi, nessuno si sente escluso, la storia è una precisa responsabilità di tutti noi, mia, sua, tua, eccetera. E questo si potrebbe dire altrettanto della resistenza, che è stato un fenomeno storico, un'onda che è riuscita a ribaltare una situazione di potere e a ridarci la libertà, ma è stata una precisa scelta di ciascuno di coloro che hanno fatto la resistenza, hanno combattuto per la libertà allora, ed è una precisa scelta nostra, di tutti noi, oggi portarla avanti, perché la resistenza continua anche oggi. E noi abbiamo cercato di dirlo attraverso le canzoni, e le abbiamo raggruppate in ambiti tematici, diciamo così. Il primo tema è quello della guerra, è quasi scontato dirlo, e la resistenza è stata una guerra di liberazione contro una tirannia, però anche oggi probabilmente la resistenza fa i conti con la guerra in una maniera diversa. Oggi probabilmente la resistenza è avere la forza di arrendersi alla pace, è avere la forza di costruire la pace nei nostri gesti quotidiani, di ripudiare la guerra con tutto il nostro essere, anche quando sentiamo cose spaventose come quelle che si citavano prima in premessa. La risposta però profondamente dentro di noi, almeno questo ne sono convinto io, deve essere sempre una risposta di pace. E la prima canzone popolare, la prima canzone di resistenza che proponiamo questa sera è appunto la prima canzone partigiana mai scritta, che è Fischia il vento. Prima dell'8 settembre del 43 le canzoni di rivolta erano le canzoni delle lotte per il lavoro, le canzoni anarchiche, le canzoni della tradizione comunista. Dopo l'8 settembre arrivano anche le canzoni partigiane, scritte o adattate dai partigiani. Fischia il vento è una canzone di Felice Cascione, che nel 43, lui è un medico ligure che entra nei partigiani, e nel 43 scrive appunto questo brano sull'aria di una vecchia melodia popolare, Katyusha, della russa. E in una notte lui e altri compagni si incontrano e scrivono appunto su un pezzo di carta le parole di Fischia il vento, che vi proponiamo adesso. Thank you.
Grazie. Proseguiamo con un altro brano della tradizione popolare, e quindi un brano partigiano, che questo. Questo si chiama Il bersagliere a 100 penne, è un brano anche questo del... no, questo è del 44, e, è stato scritto da alcuni partigiani che erano di stanza sulle montagne liguri, ma poi ha preso piede in tutta Italia. Qui vediamo una cosa che succedeva spesso nei canti partigiani, cioè i partigiani prendevano canzoni, canti degli alpini risalenti alla prima guerra mondiale e li modificavano raccontando la loro attualità. Quindi gli stessi brani che una volta, durante la prima guerra mondiale, celebravano le vittorie, le imprese degli alpini, venivano usati poi dai partigiani come canti di libertà. Questo è Il bersagliere a 100 penne. Il partigiano
esistente, e cioè a Bella Ciao. Bella Ciao, contrariamente a quello che tanti pensano, non è stata, diciamo così, la canzone manifesto della resistenza. In realtà era Fischia il vento, la canzone era l'inno ufficiale della Brigata Garibaldi, ma era la canzone più cantata dai partigiani. Bella Ciao era cantata poco e Bella Ciao è entrata nell'immaginario collettivo sempre con maggior forza in tutti questi anni, e a partire dal 1947, quindi a guerra finita, e precisamente dal primo raduno della gioventù democratica a Praga. E c'erano in questo raduno internazionale delegazioni da tutta l'Europa, e c'era anche una piccola delegazione di partigiani dell'Emilia Romagna che nello stupore generale cominciarono a cantare appunto Bella Ciao. Da quel momento Bella Ciao è diventata un manifesto delle canzoni della libertà. Bella Ciao, che poi ha un'origine misteriosa, alcuni dicono che era una nenia per bambini, altri dicono fosse un canto yiddish, altri un canto del Cinquecento, alcuni dicono che fosse una canzone delle mondine poi trasformata in canto della libertà. Una costante però c'è in Bella Ciao, il fatto che sia veramente una canzone resistente. Cantone resistente perché, a dispetto del tempo che è passato, ha acquisito sempre maggior forza, potenza, ed è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che cantano alla libertà e alla pace. È anche una canzone resistente perché, spiace dirlo, negli ultimi 10 anni più o meno, in alcuni comuni d'Italia viene bandita, viene proibita l'esecuzione di Bella Ciao durante le celebrazioni per il 25 aprile da alcune amministrazioni pubbliche. E qui scatta un paradosso, nel senso che Bella Ciao è un patrimonio nazionale che tutto il mondo ha tradotto come canzone per la libertà, e noi in Italia riusciamo a boicottarla per, immagino, stupide beghe ideologiche o quant'altro. Quindi noi questa sera, a maggior ragione, con il cuore, ve la dedichiamo con tutto il cuore, e questa è Bella Ciao. We'll be right back.
Grazie di cuore, grazie. Pietane Morta è un altro brano partigiano ed è singolare. E Pietane Morta racconta di un incontro ultraterreno, o meglio sottoterra, tra un partigiano defunto e un alpino. Si incontrano, entrambi caduti, e giurano Pietane Morta nei confronti naturalmente del nazifascismo. E è particolare questo brano perché l'autore, Nuto Revelli, è stato sia partigiano che alpino. Era partito nel 1942 per la campagna di Russia come volontario alpino, torna ferito con i gradi di tenente e con la medaglia d'argento al valore militare, rimane nella sua cuneo un anno fino all'8 settembre del 1943 ferito in ospedale, fino a quando assiste all'invasione della città da parte dei tedeschi, scampa alla deportazione in Germania per miracolo e diventa partigiano e comanderà la Brigata Giustizia e Libertà, scrivendo appunto Pietane Morta. E fascisti fuori d'Italia.
mezzo messo, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. E nella fantasia, ho l'immagine sua, gli eroi
con forza cieca di valere. E un giorno come canti, ma forse con più rabbia in cor. Addio Bologna Bella, che è una canzone
rivisitata dai partigiani, perché in realtà, ricordiamo, l'originale era Addio a Lugano, un brano anarchico della fine dell'Ottocento. E Addio Bologna Bella viene rivisitata nel testo adattandolo all'esperienza dei partigiani. La ribellione è un'altra delle colonne della resistenza, naturalmente di ieri, della guerra di liberazione, ma anche di oggi. Ad esempio, la ribellione a tutte le mafie, a tutta la criminalità organizzata, la ribellione alla corruzione, che è il vero cancro del nostro paese oggi. E quindi, ancora una volta, non è resistenza solo quella di 70 anni fa, la resistenza la facciamo oggi, noi tutti, quando ci mettiamo in relazione con questo tipo di ribellione, nella nostra vita, nella nostra società, nella nostra quotidianità, senza delegarla ad altri. Mi accordo, un attimo solo. Andrea Segovia, che era un grandissimo chitarrista, diceva che nella vita il chitarrista passa la metà della sua vita ad accordarsi, ad accordare la chitarra, e metà della sua vita a suonare scordato. Quindi. Addio Bologna bella, o dolce te. Sulla montagna con la speranza nel cuore, vanno sulla montagna con la speranza nel cuore. E tu che ci scacci alla sua fede nel cuore.
contro la schiavitù del suo tradito, lasciammo case, scuole ed officine, buttammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, togliammo i muscoli fuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, prendiamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Libertà, l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiani della fortemente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore e la grande risposta, sentimmo l'amore per la patria nostra. Sui tempi, se penso poi a cosa è successo nel 1992 e al crollo di tutto il sistema politico e di potere in Italia. Nel 91 Franco Battiato scriveva Povera Patria ed è questa qua. Calore. No,
come scusare le iene negli stadi e quelle sui giornali. Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Primavera intanto tarda ad arrivare. Analfabetizzazione, ed è un brano del 1977, il disco è Disoccupate le strade dei sogni, che consiglio a tutti perché è un disco meraviglioso, e Claudio qua smonta pezzo per pezzo l'illusione di libertà che abbiamo tutti e che il potere orchestra per farci rigare dritto sostanzialmente. E allora questo pazzoide, questo protagonista di questa canzone, riformula il suo alfabeto, che è un alfabeto di vera libertà, contro un potere che ci tiene in catene. Gioco!
lavoro, l'ho chiamato piacere, perché la semantica è violenza oppure un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso, se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Il piacere l'ho chiamato dovere, perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere, infine rifondare l'alfabeto della vita sulle pietre di miele della bellezza. Nella sua complessità non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale, però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Da quando ho chiamato prigione la sua felicità, ed il potere da quel giorno mi insegue con le sue scarpe chiodate di paura, mi insegue sulle sue montagne, quelle montagne che io chiamo pianura. Di ogni resistenza è la tematica del lavoro, il lavoro che impattava sulla resistenza, sulla ribellione, ben prima dell'8 settembre, ben prima della lotta partigiana. Ad esempio c'è un fatto, c'è un aneddoto legato al lavoro e al lavoro al femminile nelle campagne. Il 30 di giugno del 1927 10.000 mondine incrociarono le braccia in sciopero contro i datori di lavoro e il fascismo, che volevano tagliare i salari del 30%. Sono state arrestate in 100 e Dio solo sa cosa hanno dovuto penare. Ma quella rivolta tutta al femminile ha portato poi a più miti consigli i proprietari terrieri del fascismo, che hanno diminuito di molto i tagli che volevano fare. Questa canzone ci ricorda le vite delle mondine e la vita di ogni lavoratore che fatica. E infatti il tema del lavoro è centrale nell'esperienza di resistenza di ieri. Proviamo solo a pensare al primo articolo della nostra Costituzione: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e la nostra Costituzione è figlia della resistenza, l'hanno scritta i partigiani per intenderci. Però proviamo a pensare anche alla resistenza di oggi, di tutti i precari, di tutti coloro che, imprenditori, hanno incontrato il fallimento. Proviamo a pensare a tutti gli imprenditori che si sono suicidati negli ultimi anni. Questo pensiero farebbe raggelare il sangue nelle vene. È lì che oggi si combatte la nuova resistenza.
la resistenza nella dignità del lavoro, in un mercato del lavoro che ritiene molto più importanti le merci di coloro che li producono. Quindi è qua oggi, secondo me, la nuova resistenza. Questa è Sure Padron da Libero Draghi Bianchi. Braghi bianchi, fra li palanchi, sciur padrun dali belli braghi bianchi, fra li palanchi, candumaca. Ah, scusa, sciur padrun, sale in fatribule, iera li preme olti. Iera le prime volte, a scusa sciur padron, sale in fatribule. Iera le prime volte, cansave un cuma fe. Sciur padron dali belli braghi bianchi, fra li palanchi, sciur padron dali belli braghi bianchi, fra li palanchi, candumaca. Al nostro sciur padron, le bon come al pan. Da stare insieme all'erza, da stare insieme all'erza, al nostro sciur padron, le bon come al pan. Da stare insieme all'erza, al disferander che il man. Sciur padron dali belli braghi bianchi, fra li palanchi, sciur padron dali belli braghi bianchi, fra li palanchi, candumaca. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va poche ore. Sure padron dali belli braghi bianchi.
Accanto al lavoro dei campi c'era anche il lavoro nelle officine. E questa canzone, io non lo sapevo, e questa canzone celebra appunto la classe operaia. Noi siamo la classe operaia. Siamo la classe operaia, che suda, che soffre e lavora, finiamo di soffrire che l'ora, finiamo di soffrire che l'ora, o ladri del nostro sudore, Italia faremo più giù. Tema fondante della resistenza di ieri e di oggi e di domani, ma non di domani nelle nuove generazioni che hanno oggi 5 anni, di domani mattina noi, questa è la resistenza che ci chiama tutti, ci responsabilizza tutti. Ma dicevo, un altro concetto cardine è quello della libertà, la libertà che abbiamo detto prima ci è stata donata e che quindi non è però un tesoro da tenere in cassaforte, e non è neanche quella libertà che si compra sugli scaffali di un ipermercato, non è neanche la libertà di fare affari. Spesso negli ultimi anni si è confuso il liberismo con la libertà, non è neanche la libertà di fare quel cavolo che ci pare. Quella, diceva Gaber, è una libertà obbligatoria. La libertà è la responsabilità che ci prendiamo tutti noi, ciascuno per la propria fetta, di costruire una società più giusta per tutti, senza che nessuno ne rimanga fuori. Questa è l'unica libertà possibile, che vale la pena veramente vivere e per la quale vale veramente la pena combattere. Questa canzone si chiama Lungo la strada, è una canzone misteriosa, non si sa se sia una canzone dei partigiani o semplicemente una canzone anonima scritta poi negli anni 60. Non è citato l'autore da nessuna parte, però è un inno di libertà molto lucido che noi dedichiamo a tutti questa sera. 1, 2, 3. Vado cantando fino che avrò
grazie. Marco Gennari al basso. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un'avventura. Della propria libertà, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un serata è quello della nuova resistenza, e cioè di cosa siamo disposti a fare da domani mattina quando ci alziamo da letto per la resistenza nostra, per costruire una società più giusta, perché quel sacrificio di 70 anni fa non sia stato vano. 5 anni fa, insieme al mio amico carissimo Dino Bordonali,
abbiamo scritto e costruito un disco che si chiamava Punti Partigiani. Partiva dall'intervista che Dino mi ha concesso sulla sua liberazione a Pomponesco, e che lui mi ha raccontato, e poi io ho aggiunto alcune canzoni da me scritte sul bisogno di resistenza che c'era ancora oggi nella società in cui viviamo. E quindi con la voce di Dino e con la mia, insieme abbiamo cercato di fare un discorso di questi 70 anni di resistenza. E questo disco concludeva con una canzone che si chiama Verità, e diceva così sostanzialmente il disco, che la verità probabilmente è il germe da cui parte ogni esperienza di resistenza, perché quando la verità ci tocca, ci cambia, e poi non è più possibile girare lo sguardo dall'altra parte, non è più possibile, non fa più lo stesso, e come ha fatto Dino e come hanno fatto in tanti altri partigiani che hanno fatto una scelta, la verità ci ingaggia e ci impone una scelta in tutte le nostre vite. Questa, appunto, questa canzone si chiama Verità, naturalmente io la dedico con tutto il cuore al mio grande amico Dino Bordonali, e la dedico anche a tutti voi. Nuova resistenza. Questa eclisse di democrazia, parole e persone piegate al potere, ci trova orfani di un impegno collettivo, ancorati a un'arsura di verità. La verità tracima gli argini del tempo, spezza i legacci di ogni omertà. La verità ha una voce di vento. Delle multinazionali con
grazie di cuore. Siamo giunti al momento dei saluti, vi ringraziamo per essere stati con noi, speriamo di avervi fatto stare bene in questa celebrazione del 70° anniversario della liberazione. Speriamo di aver fatto tre cose insieme. La prima è di rendere omaggio a chi ci ha donato la libertà, chi si è sacrificato per noi. La seconda è quella di festeggiarla insieme, questa libertà, perché è un dono, perché è una luce. La terza è quella di assumerci la nostra responsabilità per fare in modo che quella luce non si spenga mai. Ringraziamo naturalmente il professor Giovanni Perrino, con cui abbiamo lavorato per 2 anni. Ringraziamo tutti gli sponsor di questo paese cantato, ringrazio anche il professor Gianni Lotti, il mio parco, l'auditorium, Benito che ci ha assistito per questi giorni, senza di lui non avremmo potuto fare nulla. Ringraziamo tutti voi per essere stati qua con noi e ringraziamo Luca Barbi alle chitarre. Roberto Rossi al sax. Nicola Martinelli alle percussioni e alla batteria. Marco Gennari al basso. E ringraziamo Massimo Minotti ai suoni e Lorenzo Fusari con lui al mixer. Tutti questi sono la mia famiglia musicale, i miei amici che mi accompagnano sempre e senza i quali io non potrei fare quello che faccio. E ringrazio tutti voi, uno per ciascuno, e perché siete stati meravigliosi. Che succede? Dino. Scatta la seconda parte, poi che è la parte privé, con un bis prenotato e forse anche due, qua ormai siamo a piano bar. Allora, grazie a tutti, mi raccapezzo un attimo, a questo punto non vi dico neanche buonanotte perché poi suoniamo altri due pezzi, quindi buona continuazione. Questa si chiama Vorrei ed è una preghiera laica e indirizzata alla divinità di tutti coloro che scrivono, sia libri, poesie, canzoni, ma anche scrivono per il teatro, per il cinema, per tutta l'arte, per tutti coloro che usano le parole perché riescano sempre a parlare di popolo, per il popolo. Questo è Vorrei. Thank you.
timbro del cuore, tono che canta con niente e con poco, per dar segno di chi non ha voce, senza faccia o diritto, una patria, un approdo, in un silenzio di buio, di pece. Thank you.
Grazie. Grazie. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Solitamente i gruppi, diciamo così, di grido farebbero una cosa del genere: si chiuderebbe il sipario, il gruppo andrebbe nel retropalco, come si suol dire, farebbe finta di aspettare qualche minuto e poi tornerebbe fuori per fare il bis. Ma noi siamo un gruppo anomalo e quindi il bis ve lo facciamo subito, senza tutta la scena. Dino, fischia il vento, chiudiamo con fischia il vento, quindi prima facciamo un'altra richiesta al tavolo 2, ok? Questo brano si chiama Te Recuerdo Amanda, è un brano di Victor Jara. Victor Jara era un cantautore cileno. Poeta. Come? Poeta. Poeta, cantautore e anche attore, perché prima di diventare cantautore è stato attore di teatro per tanti anni. Ma era soprattutto un artista impegnato politicamente che nel golpe del dittatore Pinochet è stato incarcerato, torturato e ucciso barbaramente. E Victor Jara ha scritto tantissime canzoni, una più bella dell'altra. Questa forse è una delle sue più rappresentative, Te Recuerdo Amanda, che io ho tradotto in italiano grazie all'aiuto di due colleghi e amici, Simone Saccucci e Fabio Veneri, e abbiamo fatto questa traduzione in italiano ed è diventata Ti ricordo Amanda, e fa così. Ti ricordo Amanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso acceso, la pioggia sul viso, niente importava, correvi a incontrarti con lui, con lui, con lui. Ti ricordo Amanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso in fiore, la pioggia sul viso, niente importava, correvi a incontrarti con lui, con lui, con lui. Si torna al lavoro, non tornano in molti, nemmeno Manuel. Ti ricordo Amanda, la strada bagnata, correvi alla fabbrica dove lavorava Manuel.
Grazie. Gran finale, Confischia il vento, arrivederci a tutti, buon 70° della Liberazione e vi vogliamo bene. Ciao a tutti. Sua bandiera, vittoria.
siccome che Daniele ha ringraziato tutti e non si è ringraziato lui, lo ringrazio io per questo. Grazie a tutti, buonanotte, ciao!